Eh sì, tu sei rotta, arriva Boncellino e pensa un po', il padrone di casa entra in casa. Io sono già dentro. C'è anche la padrona, C'è anche dunque. la padrona, Frida. muore un po' più, si vede l'entusiasmo nel voler Si è mia presentata casa. con questo. Perfetto, gli arnesi li abbiamo, abbastanza oserei dire di una giusta lunghezza. Infatti il mio era piccolino, Di io... solito sono prediti con quello lì, cosa Com'è? pensavi di tirare E con allora quello? si capisce che io a casa non ho mai fatto la sfoglia. Vabbè, oggi sarà un'esperienza, Molto insomma. bene, ragazzi. Ok, sei pronto per farmi da maestro? Alla grande, alla Intanto l'ho grande. vestito questo uomo. Di solito bisognerebbe svestirli. Svestire E invece invece. io l'ho vestito con Bravo. un È fantastico. tutto controtendenza, tutto. Dosi No, classica per la sfoglia. no. Non ho studiato. Qual è la dose classica che si fa nel rapporto uova-farina? Ma che domandone mi sta facendo? Lo sai che Intento di fare. non ho mai fatto la Ma sfoglia? è impossibile, non ci credo. Veramente? Mai? Sembra strano. Allora, di solito il rapporto è un etto di farina, un uovo. Quanti siamo a mangiare? Bella domanda. Ragazzi, però tu zeruta è bello così, cioè, tanto ormai tutti sanno cosa sono io e cosa sto facendo. Ok. Il bello è di andare a casa della gente e farla parlare la gente, no? Cioè, quindi capire cosa fa la gente. Io giro con la scusa del cibo, ma fondamentalmente è per chiacchierare. Noi siamo diventati itineranti, Ok. quindi più che altro lui adesso ha preso un po' in mano la parte della cucina e ci siamo buttati sulla cucina a domicilio, Ah, eventi, cuciniamo anche a casa di altri. Quindi perfetto, se la quindi montagna non va da Maometto, è Maometto che va alla montagna. io oggi mi sono autoinvitata a casa Sei di autoinvitato. persone che tendenzialmente vanno a casa di altre persone a Esatto, cucinare. esattamente. Bellissimo, bellissimo. Ok, vengo a cucinare un po' io. Uova. Altra buona norma è aprire le uova una a una in una ciotolina più piccola di questa. Perfetto. Perché? Perché se ce n'è uno mazzo mi rovina tutta la uova. Allora, vedi, Ma sei qua sono allora. Se ne sai a bravissima! Vedi che sei pacchi! qua allora. Vedi che ce la fai. Questa me l'ha detto la mamma, vado due del dritto come ti partire. Super Questo è quark, il il momento momento che io della ci penso. scienza. Allora, mi hanno appena spiegato che se io prendo un uovo e faccio pressione Sopra sotto, sopra, esattamente sopra, esattamente sotto. esattamente sotto, posso fare tutta la pressione che voglio e questo uovo non si romperà mai. Proviamo. Proviamo. Vuoi salirci sopra i piedi? Certo! No, però ci sei tu. No, io ho le scarpe Prova nuove. con le manine, No, dai, no. con le ditine. Dai, tacchi, aia, sì, non mi sembra il caso. Vi giuro che sto spingendo, guarda che non ho forza e lo sanno tutti, però veramente che abbia ragione. Voi, che io abbia ragione. Incredibile, esperimento riuscito. Non è sodo, non è sodo, Perché il trucco No, non è è. sodo, no, rompilo, Il trucco fa è tenerlo sempre vedere dritto. che. Dritto. Fa vedere che non è sodo. Non era sodo. Evviva. Gli altri vengono a mangiare domani, hai detto. No, Probabile. dopo mi ci metto dentro io dopo. Bravo. Prof. Prova bene. Te la mia pellicola dove l'hai messa? Nella cesta di là. Ok. Un momento di alta tensione Fermati, questo. fermati. Stai tirando giù la farina con la forchetta? No, Sì, t'ho visto! Primo errore. La farina la devi tirare giù con la mano. Guarda. Oh, non gli sfugge niente. No, e poi ho l'orecchio anche nella coppa. No, vabbè, ragazzi. Dopo monteremo in modo che si veda che io ho fatto delle tagliatelle fantastiche. Però Notare la potenza. non si dovete Adesso credere. quando ci sei dopo lo sento che vediamo com'è quant'è. Ma non si dovete credere, non saranno mie a fine. Allora, fa sentire. Poi faremo dei mafrigoli in brodo. Prendi un mezzo pugno di farina e mettilo qua. Ah, ma con le mani così. Però se tu riprendi solo da sopra e io faccio così, da qui in su. Come nei film quando fanno vedere i prestigiatori delle carte che Sì, non ho sono la mai le gente mani. che lo sembra sì, gli americani che sono in una stradona dritta, fanno così col volante e vanno dritto dietro nel vetro dietro se devi andare dritto.
più o meno io sorrido anche se vuoi. Se vuoi facciamo un po' così. Vai, ce la puoi fare. Ragazzi, capisco. Lì, qui quando lo monti ci puoi mettere un bel due ore dopo. Beep, beep. Due ore dopo? Fatica. No, più che altro, ora vi spiego perché mia nonna, pur mangiando tagliatelle a nastro e pasta fatta in casa a nastro, era magrissima. Ah, ma... non le storie sono perché... magre con le tette grosse, ricordatelo. Di base sì. Di base sì. Sbagliato con le sei fuori target? Mi si legga in faccia che non sono andato. Adesso stendiamo, potrebbe essere frenetico. Adesso stendiamo. Ma te Anna sai fare, sì. No. No? No, io sono in scuola di tagliatelle. Ragazzi, non vi preoccupate. Alla fine abbiamo sempre quelle 10 uova di tagliatelle in frigo che faranno. Mangeremo. No, abbiamo un chilo e mezzo di cappelletti. Buoni, dove ci ho messo? Arriva in Piazza Nuova. Abbiamo anche già che abbiamo la focaccia, abbiamo il salame. Anna, hai tirato troppo da una parte, amore mio, non si fa così. Ecco, il giù di 60 lettieri. Sono le tagliatelle dell'Anna Maria, un pieno di energia. Non è tonda? Non deve essere tonda, vero? Di solito sì, però. Generalmente dovrebbe essere tonda, però se non diventa tonda non muore nessuno, tanto si taglia alla fine. Io... vedendo come tira la scuola è perché è Pasqua e tiriamo l'uovo. Abbiamo della pasta felicissima. Non credono in me. No, ma guarda, mi fai venire fame. Niente. Chiudi il bacche rosso dentro. Mettigli dentro. E mettili in forno. No, un po' di dentro, chiudi. Facciamo bollire per 22 ore. Che Emanuele sta cercando. È sempre bello il trucco. Mica devi fare il video in modo che sembra che sia io. Stavo vibrando io, tipo videochiamata. Cavolo, mi sta scendendo dal mezzo. Devo che la sedia anche a me. Oh, adesso. Dai, ricomincio, vai. Secondo me è la tavola che non gli ha messo il cavalletto. Vedi, tu stai facendo come fa tua mamma, che fa tic 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 tic. Dai dunque, rullate decise. Puoi chiedere l'aiuto da casa. Puoi chiedere il cambio. Il cambio, però non spingere così, costerà una penale. Non spingere così forte. Perché non devo spingere? Non è che se stai sopra devi spingere così forte. Bisogna... Non si fanno queste illusioni, eh? Quindi, non è che se stai sopra devi spingere così forte. Anna non è una hotline. Metodi vietati noi. È qua Anna, alle prove, con una sfoglia. Ho fatto un rigone nel muro nero con la testa così. Vincerò. Ho cavato la buccia d'arancia. Non riesco a capire perché mi si intacca. Ho cavato la buccia d'arancia dal muro. Da tanto che ho sfregato. Vai a vedere l'anno, questo mi gonfio qua Jack, magari, non mi sposeranno per come faccio la sfoglia. Ma il giorno ma ti sposeranno per come fai il ragù, male che non mi ripeto, o per come lo spieghi. Ho preso un'inchiesata per come lo mangi. No, ma te non sei una ragazza sfogliata, dai, non è svogliata. Quindi con un po' di applicazione. Ciao ragazzi. No, ho fatto un errore da dilettante delle tecniche di regia. No, è acceso. È acceso, ci sono io nello specchio là dietro. Ciao mamma. Ciao. Girala. Te l'ho detto. Sembra facile. Ma guarda, è sempre facile. L'importante è non dichiarare prima cosa stai facendo. Perché la sfoglia può essere per i tortellini, i cappelletti, le tagliatelle. Male che vada proprio sugli stricchetti. Ma se ti va proprio male, un bel piatto di mal tagliati con i fagioli. Non ce li toglie nessuno. Vai Anna, siamo tutti con te. Ecco. No, quindi adesso diventano le tagliatelle, le tagliamo quindi. Yes.
Poggio il telefono, passo lo vulcone. Ragazzi, chi è che mi può riprendere mentre ora taglio le tagliatelle? Cioè, è un momento clou. Con il tuo telefonino? Ma sì, ormai la mia telecamera no, mi ha mollato. Fare anche guarda, il filetto così. Buttare il frenato. Ok. Ma io mi ci lascio anche un dito. E dai, ogni tanto ti fermi e apri, poi decidi te la misura, se le fai così sono tagliolini, no, se li fai così sono le tagliatelle da ristorante, se le fai così sono le tagliatelle alla romagnola, se le fai così sono papatelle. Spettacolo, ci siamo state con la scuola della tagliatella. Dai. Io andrei alla tagliatella. No, così sto più sottile. Ci abbiamo già detto. No, ha già paura che mi sta prendendo il dito. Chi è bravo bravo con l'inglese? Io. Se allora fare tutto ti do una coltellata. Ah, senza dita. Io te lo do, ma non lo so. Di dorme, io non so più. Ma vuoi che ci detto il nome? Perché le ho fatte con amore. È stata bellissima. Ci siamo. Però naturale, capito? Naturale come se fosse al primo. Aspetta, secondo, sei già registrato. Sto già registrando. Hai visto come la tagliate grossa le tagliatelle? Sì, l'ho visto. Ma su, hai tua moglie che sta a Berlino e te stai a Ravenna, ce l'avete una casa? Beh, la casa siamo noi. Applauso, applauso. Bellissimo. Salutiamo tutti Mirala. Ciao, saluta. Ciao. Giù. Butta la pasta. Prima le tue. No, io voglio che vengano tutte miscolate, così non mi posso dare la colpa. Ah, perché poi diventano più grosse? Sì, perché si ritirano un pelo. Quindi le mie tagliatelle sono pronte. Quasi. Guardala come sono belle. Ragazzi, siete pronti per mangiare? Sul serio? Allora. Fate saltare, sennò mi si scuocciano per cortesia. Se sei, dici di saltare all'anna fa... Hop, hop. No, ma vai. Dai, Anna, vai, su. Dai che dobbiamo mangiare. No, non sono in grado. Porta. Vai. Se la pinta, dai, sorrido. Porta. Ma va, ragazzi. Basta che non te le sassi in mezzo alle tette, cioè. No, non è il borsellino dei soldini, fa dov'è la ragazzi, a tavola, dai.